di iniziare con un momento di silenzio in memoria delle vittime della Francia e in particolare anche dei fratelli ebrei trucidati in modo così barbaro e orrendo, e esprimendo così con un pensiero di preghiera e di meditazione la nostra vicinanza al popolo di Israele che si trova particolarmente colpito e ferito da questi tragici atti di anti-ebraismo, di anti-giudaismo o antisemitismo, come vogliamo chiamarlo, ricordando così anche tante altre vittime in Nigeria, in Siria, in tante parti del mondo purtroppo dove si moltiplicano queste barbarie. Continuiamo questo momento di riflessione con un breve brano del Talmud babilonese, da cui prendiamo questa citazione offertaci dal rabbino Abraham Skorka nel suo libro sull'incontro con Papa Francesco e il musulmano amico suo Omar Aboud al muro occidentale del Tempio di Gerusalemme. Nel Talmud babilonese compare una citazione che il rabbi Yohanan trae dagli insegnamenti del rabbi José. Da dove risulta che il santo, egli sia benedetto, prega? Da quanto fu detto, io li porterò verso il mio monte santo e li renderò gioiosi nella casa di preghiera mia. Non fu detto preghiera loro, ma preghiera mia, da cui si rileva che il santo, egli sia benedetto, prega. Come prega? Disse Rab Zutra, figlio di Tobia, in nome di Rab. Così prega il santo. Possa essere la volontà mia che la mia misericordia vinca la mia ira. E la mia misericordia si sovrapponga al mio rigore. E che io usi con i miei figli la misura della misericordia. E che io mi trattenga di fronte a loro dall'usare la misura del rigore. E in un certo senso l'espressione del Av Arachamim o di Allah Arrahman Arrahim, tout est perdonné, pardonné. Ascoltiamo ora la riflessione di Rav Arbib. Grazie a Rav Alfonso Arbib, rabbino capo di Milano, che conduce questo Limud, di cui avremo modo di ascoltare le domande vostre e gli interventi anche di chi vorrà aggiungere commenti alla riflessione che ascoltiamo stasera. Bene, innanzitutto buonasera e grazie dell'invito, Monsignor Fumagalli e all'Ambrosiano. L'argomento è giustizia e perdono.
C'è un grande autore italiano che è Antonio Gramsci, che parlava di brevi cenni sull'universo. Ecco, quando parliamo di giustizia e perdono, il rischio è quello dei brevi cenni sull'universo, nel senso che sinceramente è molto difficile affrontare questo argomento in mezz'ora, in un'ora, in 10 ore, eccetera, eccetera. Bene, come lo affronterò? Ho deciso di affrontarlo partendo da un testo. Non affronto in maniera teorica l'argomento, provo a partire da un testo biblico. Qual è il testo biblico? Il testo biblico è un libro, è un libro profetico. Il libro profetico è il libro di Iona in ebraico, Giona in italiano. È un testo molto particolare, perché è un testo apparentemente molto semplice, è una storiella carina, in alcuni aspetti assomiglia un po' alla storia di Pinocchio, la balena, eccetera, eccetera. È una storia che si può tranquillamente raccontare ai bambini, si può raccontare in una scuola elementare, si può raccontare all'asilo. Dopodiché, se si va a approfondire, ci si accorge che è una storia estremamente complicata, in cui si affrontano argomenti che sono alla base della creazione. Non lo dico io, lo dice il Midrash. Il Midrash dice che in Yonah si entra nel programma di creazione del mondo. Bene, cosa succede nel libro di Yonah? Giusto per raccontare un minuto la storia. La storia è questa. La storia è di un profeta, un importante profeta. Yonah non compare solo in questo libro, compare anche nel libro dei Re. È un importante profeta a cui a un certo punto Dio dice di andare a Ninive, capitale dell'Assiria, capitale dell'impero assiro. Perché deve andare a Ninive? Dio gli dice perché è salita la loro malvagità davanti a me. La loro malvagità è salita davanti a me. Quindi Yonah deve andare a Ninive a fare quello che dovrebbe fare un profeta. Che cosa dovrebbe andare a fare a Ninive? A minacciare la terribile punizione divina verso Ninive. La terribile punizione divina la troviamo nel capitolo 3 del libro, in cui Yonah dice a Ninive: Od arbaim yom veninveh pachet, ancora 40 giorni e Ninive sarà rivoltata, ribaltata, distrutta. Insomma, la minaccia è una minaccia molto pesante. La minaccia è quella di distruzione completa della città. Però qual è l'obiettivo? L'obiettivo non è la distruzione in realtà, l'obiettivo è la salvezza di Ninive. L'obiettivo è che Ninive faccia teshuva, che vuol dire si penta, si converta, per usare un termine più vicino alla cultura cattolica. Ninive deve pentirsi e deve fare teshuva. Yonah viene mandato a Ninive per fare quello che normalmente fa un profeta. Un profeta profetizza, minaccia, prevede distruzioni, sperando ardentemente che distruzioni non avvengano. Un profeta che ha successo è un falso profeta, nel senso che le sue previsioni non si avverano, le sue previsioni di catastrofe non si avverano. A volte però si avverano, abbiamo anche profezie che purtroppo si realizzano, profezie in assoluto che si realizzano sono quelle contro il popolo ebraico in generale nella Bibbia. Non siamo così bravi come nazionalisti, le profezie peggiori si realizzano contro di noi. Comunque, questa è la profezia. Bene. Che cosa succede? Fino a qui lo schema è uno schema classico, l'unica cosa che devia un po' dal classico è che Yonah viene mandato a profetizzare non agli ebrei, viene mandato a profetizzare
a un'altra popolazione, aveva mandato a proteggere addirittura una popolazione nemica del popolo ebraico. Questo è quello che è deviante rispetto allo schema classico, però per il resto è lo schema classico della profezia. Cos'è che fa saltare un po' le carte? Quello che fa saltare le carte è quello che fa Yonah. Yonah ascolta la profezia, ascolta quello che Dio gli dice, e dice vai, affrettati, vai a Ninive, eccetera, eccetera, e fa esattamente il contrario. Yonah prende una nave, va a Iaffo, prende una nave, e parte per andare da qualche altra parte, non sappiamo dove, però se andate a vedere più o meno, se prendete una cartina vi accorgerete di una cosa: Ninive è a nord-est, Yonah va sulla costa, quindi insomma va esattamente dalla parte opposta. Questo sicuramente va dalla parte opposta. Yonah fugge dalla profezia, fugge da Dio. Ci sono decine e centinaia di domande su questa fuga di Yonah. Non studieremo il libro di Yonah, vorrei che fosse chiaro, ci vuole un bel po' di tempo per studiare il libro, ma insomma si può fuggire da Dio? Si può veramente fuggire da Dio? Questa è una grossa domanda, non la affronteremo. È un fatto, Yonah fugge, in qualche modo fugge dalla profezia. Quello che è chiaro è che Yonah questa profezia non la vuol fare. Yonah non vuole andare a Ninive, Yonah non vuole salvare Ninive, perché la profezia ha come obiettivo la salvezza di Ninive. Yonah non vuole salvare Ninive. E qui siamo davanti a un grosso problema. Un profeta che si rifiuta di salvare, un profeta che non vuole salvare. Bene, la storia si sviluppa, Yonah non riesce a fuggire, scoppia una tempesta, dopo varie peripezie Yonah viene gettato in mare per salvare la nave su cui si trova. Su sua richiesta viene gettato in mare, viene inghiottito da un pesce, non ci viene detto che pesce è, anche se normalmente si parla di una balena, viene inghiottito da un pesce, in quel pesce Yonah prega, quello che abbiamo è la preghiera di Yonah a Dio, prega di essere salvato, viene salvato, viene rigettato sulla terraferma e di nuovo riceve l'ordine di andare a Ninive. E a questo punto ci va, ma ci va controvoglia, non è così convinto, non si convince. Attenzione, Yonah non cambia idea, non cambierà idea tutto il libro, forse cambia idea alla fine, non lo sappiamo. Yonah va a Ninive, arriva a Ninive e dice in tutto poche parole. Le poche parole sono: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Che succede? Qualcosa di straordinario. Succede che gli abitanti di Ninive si proclamano un digiuno, si vestono di sacco, si strappano i vestiti, fanno una teshuva completa, restituiscono tutto ciò che hanno rubato, fanno teshuva in maniera completa, totale, insomma c'è un cambiamento totale, un cambiamento assoluto degli uomini di Ninive. Bene, e alla fine Dio perdona Ninive. C'è scritto che Dio si pentì di ciò che aveva detto che avrebbe fatto e non distrusse Ninive. E vissero tutti felici e contenti. Così dovrebbe concludersi questa storia qui. Dovrebbe concludersi qua la storia.
fatto, lo dico io, lo dice un grande maestro del, fra il 400 e 500, che è Yitzhak Abravanel. Yitzhak Abravanel dice, la storia doveva concludersi qui. Jonah viene incaricato di andare a salvare Ninive, non vuole andare a salvare Ninive, fugge, è costretto ad andare a salvare Ninive, salva Ninive e Dio non distrugge Ninive. Ninive, fate shuva, salva Ninive. La storia doveva concludersi qua, ma la storia non si conclude qui. C'è un quarto capitolo del libro di Jonah, e il quarto capitolo del libro di Jonah è la chiave per interpretare questo libro, ed è quello che ci introdurrà nel nostro argomento. Che cosa succede quando, dopo che Jonah ha salvato Ninive, dopo che Ninive non viene distrutto? Quello che succede è questo, viene raccontato in questo modo nel testo. Il testo dice: Vayera el Yonah agedola vayicharlo. Jonah ebbe un grande male e si arrabbiò, si adirò. Ok, qual è la reazione di Jonah alla salvezza di Ninive? Beh, non è così felice. Non è affatto felice della salvezza. Jonah non è affatto convinto della salvezza di Ninive. Non è affatto convinto che Ninive dovesse essere salvata. Sta male. Attenzione, non solo non è convinto. Sta male. Jonah sta male. La salvezza di Ninive, il perdono di Ninive, fa stare male Jonah. E che cosa succede a questo punto? A questo punto succede questo. Vaitpalel el Hashem, vayomer anna Hashem alose devari ad eyoti al admati al ken kidamti livruach tarshisha ki yadati ki ata el chanun verachum erech apayim verachesed v'nicham al ara. Si rivolse a Dio e disse: De, o Signore, non era forse questa la mia parola mentre ero sulla mia terra? Perciò mi sono affrettato a fuggire a Tarshish. Jonah tenta di fuggire in una città che si chiama Tarshish, poiché sapevo che tu sei un Dio pietoso e misericordioso, lento nelle ire, pieno di benevolenza e che si pente del male. Bene, allora, in questo verso Jonah spiega perché è fuggito. Spiega perché è fuggito. E perché è fuggito? Beh, per il motivo che aveva citato Don Fumagalli prima, perché Dio è pietoso e misericordioso. Okay? Fugge perché Dio è pietoso e misericordioso. A Jonah non va bene il fatto che Dio sia pietoso e misericordioso. Quello che non vuole Jonah è la pietà e la misericordia. Ora, è ben curioso un profeta del genere, un profeta che nega la misericordia divina. Che strano profeta. Bene, che cosa fa Jonah in questo verso? Andiamo a leggere il verso con un po' più di attenzione. Beh, se andiamo a leggere il verso con più di attenzione, ci accorgiamo che questo verso è una citazione. Jonah non si limita a dire: non sono, non volevo andare a Ninive perché tu sei troppo pietoso, ma lo dice facendo una citazione, dalla Torah, in particolare dal capitolo 32 del Esodo di Shemot. Qual è la citazione? In cosa consiste la citazione? La citazione è questa, la citazione è la citazione di quelle che vengono chiamate nella tradizione ebraica Shelosh Esrei Middot, i 13 attributi, i 13 attributi di misericordia divina. Questi sono le Shelosh Esrei Middot. Citazione fondamentale, importantissima. Vi dico il quadro in cui noi troviamo questo verso in un passo della Torah molto noto. È un passo della Torah che riguarda quello che forse è uno dei peccati più gravi del popolo ebraico, forse il più grave, che è il vitello d'oro.
il popolo ebraico ha fatto un atto terribile, il popolo ebraico che ha appena ricevuto i 10 comandamenti fa un atto di idolatria, è un atto terribile, è un atto tremendo di tradimento nei confronti di Dio. Il popolo ebraico deve essere punito terribilmente, c'è la preghiera di Mosè per salvare il popolo ebraico, preghiera che ha successo, alla fine il popolo ebraico viene perdonato, parzialmente perdonato, viene parzialmente perdonato e a questo punto, a un certo punto, dopo che una parte degli ebrei sono stati puniti, dopo che Dio ha promesso di condurre ancora il popolo ebraico, eccetera, eccetera, a un certo punto Mosè chiede a Dio, Areni na et kevodech, fammi vedere, non so tradurlo, fammi vedere il tuo kavod, fammi vedere la tua dignità, fammi vedere, insomma, chiede di vedere qualcosa, chiede di vedere Dio, chiede di vedere il comportamento divino, chiede di vedere, questo è quello che chiede. E qui c'è una risposta stranissima, di difficilissima interpretazione, stiamo parlando di versi che possono essere interpretati in modi molto diversi. Dio gli dice, no, un essere vivente non mi può vedere, lo irani adam vachai, un uomo in vita non mi può vedere, questa è una delle traduzioni possibili, non è l'unica traduzione possibile, però io passerò davanti a te e vedrai la mia parte posteriore. A questo punto Dio passa davanti a Mosè. Che cosa veda Mosè non lo so. Ok, anche se poi se abbiamo tempo vi porto un midrash che dice cosa vede Mosè. E Dio gli passa davanti e dice questo.